Passiamo adesso alle amiche Francesca Malagnini e Anna Rinaldin, Università Ca' Foscari di Venezia, con le quali ritorniamo appunto su un piano invece spostato, un piano critico, sul tema, un tema che incroceranno, se non ho capito male, si incroceranno e si alterneranno. Il cui titolo è Le canzoni, quelle del 1869 di Niccolò Tomaseo, poesia popolare per le famiglie e per le scuole. Grazie, non so chi comincia, ma comincia Anna Rinaldin e siamo qua a ascoltarle. Ringrazio gli organizzatori del convegno per l'invito e l'ospitalità in questa sede. Lo faccio anche a nome di Francesca Malagnini che parlerà subito dopo di me. Vi descriveremo un testo poco noto di Tomaseo, pubblicato appunto nel 1869, con il titolo Per le famiglie e per le scuole canzoni. Credo siano in distribuzione delle fotocopie. Grazie al tramite di Jacopo Bernardi, Tomaseo regalò i diritti del volume, cito, a una casa di poveri aperta in Treviso da un prete che ci ha messo tutto il suo avere, queste sono le parole del Tomaseo. Si tratta dell'istituto fondato da Quirico Turazza che accoglieva giovani non abbienti e li introduceva nel mondo del lavoro. Il volume è diviso in cinque parti e nella fotocopia avete appunto questa suddivisione. Una prima parte è intitolata Per le famiglie e per le scuole, in cui a poesie edite si alternano versi inediti, alcuni dei quali poi confluiranno nella raccolta finale delle poesie 1872. Una parte seconda, dai Salmi di Davide, riporta stralci di traduzioni dei Salmi che Tomaseo aveva già edito nel 1842 a Venezia. Una parte terza, versioni di preci e inni della Chiesa, che contiene le maggiori preghiere cristiane mai pubblicate prima. E la parte quarta, segnatamente per le scuole, è ancora una volta un susseguirsi di liriche nuove e vecchie, quindi già pubblicate in raccolte precedenti e che poi confluiranno nelle poesie, nel canzoniere finale del 1872. Parte quinta, infine, primi esercizi infantili di memorie e di canto, ancora liriche vecchie e nuove. Spesso, sotto un unico titolo, sono raggruppati versi appartenenti a poesie diverse. Tra loro separati da una riga orizzontale. Ci sono poi versi di una stessa poesia divisi in sezioni diverse. O ancora componimenti già pubblicati con una struttura metrica e qui radicalmente modificata, che è peraltro un atteggiamento che conferma una linea di revisione non solo linguistica, ma anche strutturale di tutto il Tomaseo poeta. Il termine canzoni. Il Tomaseo lo dice anche nel dizionario, nel Tomaseo Bellini, esprime la volontà di offrire poesia popolare ad un pubblico ben definito, le famiglie e i ragazzi di scuola, come detto nel titolo, in grado di avere una diffusione e un'efficacia non ottenibile tramite la poesia aulica. Oltre a contenere testi dedicati a giovinetti e a donne, con carattere educativo e di esercizio per la memoria e per il canto, come dirà meglio in seguito Francesca Malagnini, il testo è anche una raccolta di versi di contenuto religioso e di derivazione scritturale, rivisitati e semplificati, ma mai privati del loro alto significato originario, di cui ora vi dirò brevemente. È evidente che i due aspetti, educativo e religioso, ed è quasi inutile sottolinearlo, sono strettamente legati l'uno all'altro. Una salda educazione dei giovani, ma anche delle donne e di tutto il popolo, deve passare per una salda conoscenza dei testi sacri. Al volume delle canzoni, però, manca un'introduzione che contestualizzi esplicitamente il contenuto del volume, come Tomaseo normalmente era uso fare. Però non è strano se pensiamo al volume come un vero e proprio manuale d'uso, il cui apparato teorico è contenuto altrove, e appunto ci dirà Francesca Malagnini. Tuttavia, una lettera fra Tomaseo e Turazza in merito ad un altro volume di preghiere che il sacerdote avrebbe dovuto pubblicare, riporta chiaramente le intenzioni di questo ben strutturato progetto educativo. In quel testo, Tomaseo dice che le preghiere recano la versione latina fronte, cito, a ciò che anco gli indotti di latino riguardino qualche volta per intendere le cose che la Chiesa canta,
e non perdano in tutto i suoni di questa lingua che ci mantiene in consorzio con i secoli passati e con tutti i popoli della terra. Questo l'abbiamo già sentito. Motiva anche in questa lettera le sue scelte traduttive, giustificando nei confronti del censore ecclesiastico che avrebbe dovuto approvare il suo testo una certa libertà interpretativa, considerando anche, cito di nuovo, le ragioni di qualche varietà richiesta dall'indole della lingua o dalla cura di scansare equivocazioni e interpretazioni sinistre. Indole è una parola chiave del lessico intellettuale di Tommaseo, anche Francesco Bruni nell'introduzione delle scintille ci porta un po' all'interno della storia di questa parola. È dunque sottolineata l'importanza per chi legge del testo latino come confronto, possiamo dire, passivo in qualche modo rispetto ad una versione in lingua che è diversa, perché diversa è l'indole dell'italiano rispetto al latino e perché compito del traduttore del testo sacro è anche quello di sciogliere i nodi interpretativi più ostici. Giocano dunque un ruolo preponderante, da una parte l'importanza del testo sacro, il cui valore viene consolidato dalla presenza del testo originario in latino, e dall'altra il tramite del traduttore, che si investe del ruolo di interprete di quelle stesse parole, assumendosi la responsabilità della trasposizione ad un'altra lingua, che deve essere consona contemporaneamente al dettato primigenio e al pubblico popolare. Questo del resto è una visione di lingua propria del Tommaseo lessicografo che conosciamo forse di più e meglio. Non c'è modo di approfondire in questa sede la questione della traduzione dei testi sacri. Basti ricordare però che Tommaseo tradusse i Vangeli dal greco in una prosa asciutta e scarna e che dovevano essere destinati ad una tipografia simile a quella delle canzoni, quindi legato ad un istituto di carità. Si ricorda anche l'importanza che ha rivestito il trecentesco volgarizzamento del libro di Ruth, curato da Michele Vannucci nel 1829, che ristampò il testo dell'incunabolo noto con il titolo di Bibbia Volgare, edito a Venezia nel 1471. Da questo testo Tommaseo ricavò molte giunte per la nuova proposta, il quarto volume dei Nuovi Scritti, 1841, e molti esempi per il suo dizionario della lingua. È nota l'importanza che Tommaseo attribuiva alla lingua del popolo e come altrettanto fosse radicata la convinzione che questa si potesse trovare sia nella Bibbia, fonte inesauribile di insegnamento cristiano e di alta poesia, sia nei testi toscani del Trecento. Anche durante il secondo esilio, quel nitido dettato trecentesco continuava ad essere per lui un modello di semplicità e di efficacia stilistica, rispondente sia al testo latino sia allo spirito e all'intelligenza del popolo a cui era destinata l'opera. Sulla base del lavoro diretto sui testi si fonda tutta la produzione religiosa di Tommaseo, che è riconducibile in grande parte alla fine degli anni 30 e agli inizi degli anni 40, e non è un caso che sia le scintille e sia i canti popolari risalgano allo stesso periodo. In questa sede ci interessa sottolineare la metodologia di riproposizione della parola sacra, così come testimoniato nella ricca sezione religiosa delle canzoni, la strettissima aderenza al testo, la ricerca della corrispondenza perfetta tra la parola latina o greca e quella italiana, la conservazione di uno stile semplice, dimesso, antiletterario, popolare, ma anche prosodico, ricco di espressioni spendibili in diversi contesti della vita, fa sì che il senso del testo sia conservato, ma contemporaneamente che egli si possa, il traduttore, allontanare per ricavare un effetto migliore. Tutte queste sono le linee guida che verranno mantenute in tutta la produzione di diretta derivazione scritturale. Nelle canzoni, dunque, come abbiamo detto, confluiscono una selezione di libera traduzione dei Salmi di Davide, editi, come abbiamo detto, la prima volta 1842, sia di inni sacri, tratti da episodi del Vangelo, composti più tardi, negli anni 60, che nelle canzoni, e forse questo appunto è importante sottolinearlo, vedono la luce per la prima ed unica volta. Partendo dai Salmi, i Salmi contenuti nelle canzoni sono più o meno 72,
102 invece erano quelli contenuti nella prima edizione del 1842. Ricordo che i salmi canonici invece sono 150, quindi c'è un progressivo sfrondamento. Quasi tutti, oltre a questo, sono scorciati di molte strofe con minimissime varianti formali, caso raro se si pensa alla continua revisione dei testi che Tomaseo fa durante l'intera sua vita. In una nota Tomaseo scrive che scelse dei salmi le parti, cito, che i cristiani d'oggidì possono più d'ordinario ripetere nelle preghiere. È una nota che esplica l'uso pratico da fare dei testi riportati, così come indica con qualche altra nota sporadica in versi più consoni ad essere imparati a memoria dai ragazzi, e lo vediamo dopo. La sezione dei salmi è divisa in 5 parti. I titoli sono Dio, il creatore e le creature, virtù, sventura, i popoli, sono un po' i titoli classici che Tomaseo mette alle sezioni dei suoi testi, ma che in quest'ordine rappresenta un po' un climax discendente dal cielo verso la terra, quindi la prima sezione Dio, l'ultima i popoli. Sono soprattutto, questi selezionati nelle canzoni, salmi di lode e di ringraziamento, pronunciabili da tutti i popoli della terra, una collettiva preghiera di grazie da innalzare a Dio. Si leggono versi di questo tipo, ve li leggo velocemente. Il popol tuo devoto sappia i sentier tuoi santi, il Salvator sia noto, te canti, o Dio, te canti l'intera umanità, dove dal popolo cristiano si passa all'intera umanità. Quindi non sono solo preghiere per il popolo cristiano, ma per l'intera umanità. Poi ancora, famiglie degli uomini, lodate il Signor, famiglie dei popoli, rendetegli onor. Quindi corrispondenza famiglia di uomini e famiglia di popoli. È inutile dirlo che la metafora legata ai componenti della famiglia, quindi la madre, madre e figli, che diciamo nella veste civile, nelle poesie civili di Tomaseo, invece corrisponde alla nazione e ai cittadini di una nazione. Quindi con una nuova, ancora ulteriore risemantizzazione in senso cristiano di questi termini. Ancora, tiene i suoi fidi il Signore in custodia, torrà lor vite dal vile oppressore. Gli oppressi vendica dagli oppressori. Infine, i forestieri, la vedovella e l'orfanella custodirà. Quindi oppressore, oppressi, anche qua, corrispondenza fra mondo civile e mondo religioso, in qualche modo. Sono forestieri, quindi gli stranieri, anche qua forse un'ottica un po' moderna, direi, di Tomaseo. Stranieri, orfanella, vedova, elementi di un mondo civile e politico, sul quale Tomaseo conta, destinando, fra l'altro, questo testo di educazione morale e linguistica. Fra questi ultimi salmi si legge anche il Salmo 110, che avete in riproduzione in fotocopia, sulla grandezza delle opere del Signore. Questo è un cantico di ringraziamento dei giudei liberati dalla schiavitù di Babilonia. Tomaseo ci offre questo testo in una duplice versione. La prima colonna riporta la versione del 1842, la seconda quella delle canzoni 1869. Possiamo leggere brevemente, visto che appunto il testo di canzoni è piuttosto scorciato rispetto alla traduzione completa del testo. Ti loderò, Signore, con tutto il cuore, in mezzo ai giusti molti, in un raccolti. Son alte pellegrine l'opre divine, confino amor le crea, l'eterna idea. Magnifico decoro nel suo lavoro, e sua giustizia pura eterno dura. Poi appunto qua c'è uno stacco. Come tremendo e come santo quel nome, primo saper, Signore, è il tuo timore, sa quel soave effetto, viene intelletto, Dio buono, onore eterno il tuo governo. Subito dopo leggiamo anche la seconda versione, ne sentiamo anche la differenza. Magnificenza e gloria in ogni sua fattura, eternamente dura la sua giustizia immobile nelle fuggenti età. Alta dei suoi miracoli lasciò memoria il pio, amor del buon Iddio, i cuor che amando il temono sazia di sue bontà. Delle sue mani ogni opera è il retto e il ver, son retti e veri i suoi precetti, ed il mutar dei secoli più saldi li farà. Iddio, temere è l'unico senno, e ben sa colui che ascolta i detti sui. A te gli eterni secoli rendono
eterno onor. La prima versione è in coppie di settenari e quinari in rima baciata, la seconda solo i settenari in stanze di cinque versi meno rimati, con versi sdruccioli e tronchi, con una struttura quindi più varia e complessa, diciamo di meno immediata lettura e anche, di più immediato ascolto. Come vedete, i due testi sono tagliati di alcune strofe e forse non è un caso che i tagli siano quasi complementari l'uno all'altro. Del primo testo rimane l'inizio e la fine, quasi, del secondo invece la parte centrale, quasi a costituire un testo unico di due versioni diverse. Vorrei però farvi leggere il testo da cui è partito Tommaseo per tradurre il Salmo. Si tratta della Vulgata. Vedete subito sotto il testo, possiamo velocemente fare un'analisi del tipo di traduzione che Tommaseo fa di questi versi. Per quanto riguarda il primo testo, ti loderò Signore con tutto il cuore, qua settenario più quinario, come vedete si fa riferimento al primo verso della Vulgata, confitebor domino in toto corde meo, quindi due versi per uno latino, in mezzo ai giusti molti in un raccolti, in consiglio iustorum et congregazione. Poi sorge il problema, nel senso che i versi latini sono un po' complessi nel loro significato. Magna opera domini exquirenda omnibus qui capiunt ea. La traduzione in italiano potrebbe essere: conosciute sono le magnifiche opere del Signore da quelli che hanno desiderio di meditarle. Quindi il significato non è semplice da rendere in verso. Infatti i due versi latini corrispondono a quattro versi italiani che però modificano, come aveva detto Tommaseo stesso, il significato del Salmo originario. Sono alte pellegrine l'opere divine, confino amor le crea, l'eterna idea. È un altro discorso. Questa traduzione, vado via un po' veloce, completa ma libera, ci fa capire anche l'intenzione di Tommaseo, che era quella di trasporre in italiano vivo ed immediato accesso, anche dal punto di vista metrico, la poesia dei Salmi, affinché un pubblico ampio ne potesse usufruire, anche allontanandovisi, con l'esempio di quei due versi, pur di sciogliere nodi interpretativi più complessi. Subito dopo la sezione dei Salmi, appunto la seconda, il volume contiene nella terza parte una selezione di preghiere e di inni, velocemente Pater, Gloria, al De Profundis, il Dies Irae, l'Ave Maria, lo Stabat Mater, per fare qualche titolo. Come abbiamo detto, gli inni furono composti negli anni 60 e pubblicati insieme per la prima e unica volta in questa sede. Qualcuno di essi comparve precedentemente in rivista, anche questo è un uso abbastanza comune di Tommaseo, quello di pubblicare le proprie poesie in rivista, fra questi anche l'Annunciazione, che avete anche qua in riproduzione, uscito in un volume miscellaneo di versi dedicati alla Vergine Maria nel 62, quindi possiamo dire che appunto la scrittura di questi inni ha perlomeno una datazione, diciamo, legata a questa data qua. Si tratta peraltro di uno dei tanti versi dedicati a questo tema, al tema dell'Annunciazione. Ce ne sono altri e diversi, anche metricamente diversi, che secondo me fa mettere l'attenzione al, come dire, al culto di Maria di Tommaseo. La versione del Lino fa riferimento al primo capitolo del Vangelo di Luca e, come vedremo, Tommaseo si basò per questa rimodulazione sia sul greco sia sul latino. Abbiamo detto che Tommaseo aveva tradotto i Vangeli da molto tempo, dagli anni veneziani, tutti i Vangeli dal greco, sia dal greco sia dal latino della Vulgata. Anche questo testo lo possiamo leggere velocemente. A un luogo di Giudea, Nazareth nome avea, Iddio mandò dal ciel l'angelo Gabriel ad una giovinetta, Maria per nome detta, e l'uomo che la sposò, Giuseppe, si chiamò. Ave di grazia fiore, con teco, Iddio Signore. L'angelo che apparì disse a Maria così: tu, fra le donne eletta, in tutte benedetta, pensò turbata in sé, qual saluto a me? Ma l'angelo seguia: non ti turbar, Maria, innanzi a Dio Signor, grazia trovasti, e onor. Ecco, un figlio avrai, Gesù lo nomerai,
figliuol di Dio sarà detto e grandezza avrà, e Dio lo vuole erede di Davide alla sede, ed in Giacobbe egli è sovrano eletto re. Come, Maria rispose, saranno coteste cose, quando uom che sia non so? L'angelo a lei parlò, te di virtù celeste lo Spirito Santo investe, il santo che verrà figliuol di Dio sarà. Ed ecco Elisabetta, parente tua diletta, un figlio concepè, a quell'età che è lei, e a lei che non lo attese, già volge il sesto mese. Tutto a chi tutto sa possibile sarà. Ecco di Dio l'ancella, l'angelo dissella, or sia come tu di, e l'angelo sparì. Sono questi invece 48 settenari, poi vediamo che il settenario torna, divisi in 12 strofe di 4 versi in rima baciata, gli ultimi dei quali sono tronchi. All'interno del Fondo Tommaseo della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è conservata in duplice copia, in bella e in brutta, ma senza data, la lettera che Tommaseo inviava a Jacopo Bernardi con le spiegazioni di molte scelte traduttive in merito sia al lessico sia alla sintassi e con riferimento sia al testo della Vulgata sia al testo greco. Voglio riportare qualche esempio di queste questioni legate alle traduzioni. Per quanto riguarda il verso 1 e 2, Tommaseo spiega il motivo della traduzione luogo, un luogo di Giudea. Lui dice nella lettera luogo e di città e di paese in genere. Poi seguono due esempi tratti da Virgilio e uno tratto da Dante. Ec locus esperiam grae cognomine dicunt l'Eneide. Un altro testo simile est locus Italie. E poi Dante, suso in Italia bella, luogo è nel mezzo là dell'Italia. Continua Tommaseo, e del luogo nativo, sia città o terra, il popolo dice, i miei luoghi, il mio luogo. Sono questi, peraltro, due esempi che ritornano in maniera identica nel Tommaseo Bellini alla voce luogo, dove però c'è un ridimensionamento di luogo per terra. Tommaseo dice piuttosto terra che grande città. La Vulgata dice in effetti in Civitatem Galilee cui nomen Nazareth. Il verso 10, con te coi Dio Signore. Traduzione di una locuzione sia con il riferimento sia al toscano vivo sia alla base latina. E dice Tommaseo, se il testo tralascia il verbo in dominus tecum, testo della Vulgata, non c'è, manca il verbo, non è per lasciare arbitrio alla scelta, non è il semplice augurio dell'usuale umano saluto e non è neanche tanto per affermare che Dio è in modo singolare con lei, con Maria, quanto perché nel nome stesso di Dio comprendersi l'idea dell'essere. Quindi queste lettere sono anche ricche di esegesi biblica. Onde pare a me che l'ellissi debba osservarsi potendo, infatti qua manca il verbo, e qui si può tanto più che conteco è modo ai toscani vivo. Tommaseo Bellini, talora anche nel parlare popolare vi si replica la preposizione con in ambedue i generi, conteco, tecum latino già intende con te, quindi c'è una riproposizione del con. In questo modo Tommaseo salva un po' sia la derivazione latina, sia l'aderenza, quindi all'aderenza al testo di partenza, sia l'uso vivo del toscano. Ancora, al verso 21, è reso il concetto importante all'interno di questo testo, della concezione, in cui Tommaseo preferisce riformulare e accorciare rispetto al testo latino. Testo latino che dice «concipies in utero et paries» non è ozioso perché determina la qualità del mistero, ma non si poteva ripeterlo in una versione moderna. Tommaseo riconosce la pienezza della locuzione, concepirai in utero e partorirai, sarebbe la traduzione letterale, ma preferisce un più neutro, un figlio avrai. Ancora, velocemente, ed ecco Elisabetta, al verso 37, entra qualche elemento legato alla retorica. Tommaseo dice, ed ecco è forma poetica, insieme e logica, dell'addurre un fatto, una prova, un esempio ad argomento. Qua si parla di Elisabetta.
Nella Vulgata ed Ecce si trova anche prima, al verso che abbiamo appena letto, al verso 21, però c'è solo ecco e non ed ecco. Sceglie quindi di renderlo solo in questo secondo punto, proprio perché esemplifica con il caso di Elisabetta. Questa definizione della locuzione ed ecco non c'è nel Tommaseo Bellini. Vado via veloce e chiudo. Torniamo indietro al 1829. Tommaseo scrive per l'antologia la recensione agli inni sacri del Borghi, la cui prima edizione uscì a Firenze in quell'anno. Nel testo Tommaseo passa in rassegna i metri della lirica italiana, individuando nel Manzoni il più grande e raffinato innovatore. Il salmo e l'inno appena presentati sono entrambi in versi settenari, oltre che quinari, in minor parte, e non è un caso. In questa recensione Tommaseo esprime la propria assoluta preferenza per il verso settenario, cito, «un dei versi più nobili e più lirici che la poesia possa scegliere». Poi segue e si augura nella parte positiva della forma recensione, l'abbiamo sentito anche prima, recensione del testo e poi proposta. Si augura che l'autore di lirica sacra, cito, parli sempre al maggior numero possibile di uomini, parli loro l'universale linguaggio, il linguaggio del cuore. Sacrifichi a questo fine nobilissimo di civiltà, anche questa parola piena in Tommaseo, qualche concettuccio ingegnoso, qualche pensier sottile, qualche immagine simbolica, qualche frase illustre o splendida. Diversa da questa è la prova manzoniana, tutta letteraria, dove la sintassi, ad esempio, salta oltre la lunghezza dei versi e delle strofe stesse. Per Tommaseo l'autore si fa da tramite fra la parola divina e il popolo. Il suo compito più difficile, come abbiamo intravisto in queste prove di traduzioni, è quello di ben intendere la parola divina, quindi responsabilità della comprensione del testo sacro attraverso la lettura diretta delle sacre scritture in greco e in latino, e l'impegno morale e civile di veicolare i testi al pubblico più ampio, giovani, donne e famiglie, nel modo più fedele, chiaro, semplice ed esemplare possibile. Passo la parola a Francesca Malagnini. Grazie. Sì, anche il microfono. Ok. Buonasera. Allora, anch'io mi unisco, nonostante Anna abbia già ringraziato anche da parte mia, ma ci tengo a farlo personalmente. Fino ad ora l'esposizione di Anna Rinaldin si è incentrata sulle prime sezioni del volume Canzoni per le famiglie e per le scuole. Ora mi concentrerò sulle ultime sezioni intitolate segnatamente per le scuole, parte quarta, prima esercizi infantili di memoria e di canto, parte quinta. Le prime tre sezioni si aprono con una poesia dedicata e intitolata a Dio. Dio nella prima parte, Dio nella seconda, Pater nella terza. Mentre le ultime due iniziano con i titoli Preghiera nelle scuole, quarta, e Il paradiso terrestre, quinta. La quarta sezione, dedicata alle scuole e con 10 canzoni, si distingue per le liriche per i benefattori morti, il pensiero, e per tre brevi componimenti dedicati a Vittorino da Feltre, Le rosine di Torino e Caterina Segurana. Vittorino da Feltre è noto e è il primo ad aver istituito un collegio, una scuola chiamata Cazzoiosa, attraverso la mediazione di Gianfrancesco Gonzaga prima, a Mantova. Mentre le Rosine di Torino non sono un ordine religioso, ma sono un gruppo di ragazze che si sono unite attorno a Francesca Maria Govone, che poi ha preso il nome di Rosina e si è rimasta una terziaria laica, però ha salvato le ragazze dalla strada. E Caterina Segurana invece è una patriota di Nizza che intorno al 1670-1680 ha incitato il popolo contro l'invasione turca. L'ultima sezione, la quinta, nonostante il titolo Primi esercizi infantili di memoria e di canto, possa far presagire anche altro, è composta di 21 canzoni, tutte di argomento religioso. Come si sarà notato, la sproporzione tra i temi religiosi e quelli educativi è significativa. Tant'è che, nella suddivisione del lavoro con Anna Rinaldin, la scelta relativa all'educazione, che mi tocca, è assai più circoscritta e limitata.
Perciò, dopo una premessa sull'idea di educazione dell'autore, che emerge altrove in maniera teorica e in questa raccolta in modo per così dire applicativo, passerò alla lettura e al commento di alcuni componimenti. Il filo rosso che attraversa l'idea educativa di Tommaseo coinvolge, lungo l'arco della sua vita, tutto l'essere umano e si concentra sull'importanza della religione per lo studio della lingua e per la vita civile. Su questo Tommaseo si sofferma sia nel giornale di un collegio, che è stato pubblicato nel 1843 quando ha diretto per pochissimo tempo un collegio in Francia, sia negli scritti sull'educazione, che hanno tre edizioni, 1846, poi la seconda nel 1853, infine quella del 1956-57, da cui cito. Tanto che nelle prime pagine del giornale di un collegio si legge, cito, «Il fine dell'educazione altro non può essere che il fine della vita, perciò fa duopo che l'istitutore abbia una fede, senza di questa l'educazione è impossibile». E anche, ancora, «non usando né forza né stimoli troppo gagliardi, si risica di non avere abbastanza di impero sulla volontà degli alunni. Per schivare questo pericolo, conviene ispirar loro con abitudini regolari e logiche, nonché con l'istruzione religiosa, un profondo sentimento del dovere. Conviene che nell'animo loro il sentimento della propria dignità si colleghi con una facilità virtuosa alla negazione. Solo la religione può conciliare queste due cose che costituiscono una delle contraddizioni sublimi della nostra natura. Si tratta, in poche parole, di seguire il motto «buon cittadino e buon cristiano». Si tratta cioè per il cristiano di assolvere i doveri richiesti dalla religione e per il cittadino di adempiere al fabbisogno sociale. Fin da ora è bene osservare che l'idea dell'educazione, coincidente con il fine della vita, sarà il filo conduttore dei suoi scritti dell'educazione e perdurerà, anzi si rafforzerà, durante tutta la sua vita, come si ricava dal volume Canzoni per le famiglie e per le scuole. Accompagneranno questa convinzione anche le scelte coerenti che farà come ministro della pubblica istruzione durante la Repubblica di Daniele Malin e con l'aiuto materiale che devolverà ai bisognosi finanziando l'istruzione dei poveri. Il volume Canzoni per le famiglie e per le scuole è pienamente coerente con questo fine ed è anzi stampato presso, come abbiamo sentito da Anna Rinaldin, la tipografia di un istituto professionale di Treviso fondato dal religioso Quirico Turazza. Per Tommaseo, infatti, è necessario, come si ricava da una lettera inserita nel volume sull'educazione, scrivere per l'istruzione del popolo, per l'istruzione del povero, così come si dovrà specificare che ogni persona ha gioie e dolori e che per combattere il male si deve moltiplicare il bene. Coerentemente con il fine appena esposto, spostiamo ora l'attenzione su ciò che concerne l'insegnamento linguistico, in particolare quello della lingua italiana e delle lingue classiche. Come ha scritto Annalisa Nesi, il periodo fiorentino, che consta come noto di due periodi, 1827-33 e dal 1859, fu caratterizzato da una costante ricerca di lingua, una lingua comune e viva da praticare effettivamente in ogni ambito, che Tommaseo attinge dalla letteratura popolare e dalle testimonianze di un parlato toscano degli incolti, depositari a suo avviso di un uso non corrotto. Ma, continua Nesi, l'uso parlato si coniuga con quello scritto fissato nella tradizione letteraria, divergendo così dall'idea di lingua dei classicisti, dei puristi e dello stesso Manzoni, che aveva orientato il giovane Tommaseo verso la toscanità viva. Proprio sulla scia del suo ultimo pensiero sulla lingua e sui canali di accesso all'apprendimento linguistico, il volume di Canzoni per le famiglie e per le scuole, destinato perciò alle famiglie e alle scuole, agli studenti, quindi e in particolare studenti nella maggior parte dei casi privi di genitori e di famiglia, e allevati dai religiosi delle scuole pie, riassume, attraverso la composizione e la scelta dei testi, il pensiero linguistico e quello educativo complessivi di Tommaseo, nonostante nel volume manchino totalmente l'apparato introduttivo e commentativo e vi siano poche e scarne note. Si tratta infatti di un'antologia di componimenti, ora nuovi, ora ripubblicati per intero, sarà il caso di due delle poesie che presenterò, o parzialmente, come nel caso di una che presenterò sempre, scritti in momenti precedenti alla vita di Tommaseo e confluiti in vecchiaia nel volume per le famiglie e per le scuole, per l'educazione dei giovani, maschi e femmine, accuditi da istitutori religiosi, oppure anche di testi scritti per questo volume e riproposti nelle poesie del 72.
Si tratta di poesie facili da memorizzare, molto spesso aderenti al testo religioso da cui derivano, da imparare a memoria, tecnica quest'ultima utile per il buon apprendimento della lingua. A questo proposito, infatti, già nel 1843, nel giornale di un collegio, Tommaseo scrive, cito, «Un mezzo d'esercitare nello stesso tempo la memoria e l'intelletto e di dar forma allo stile è il far imparare a memoria pezzi scelti di buoni scrittori, notare l'uso di ciascuna parola, giudicarne la proprietà e la convenienza nel posto ove l'autore l'ha messa. E oltre, cito ancora, la grammatica, i precetti e i temi mai non insegneranno a scriver bene. Leggano gli scolari e rileggano e imparino a memoria gran numero di tratti di buoni scrittori. Altri ne copino, sud altri ancora facciano analisi e sunti. Per ordine di materia registrino le frasi più energiche. La memoria sia ricca di frasi proprie, evidenti e ben assortite. L'intelletto si avvezze a maneggiare la frase medesima in varie maniere e convenevolmente applicarla a casi diversi. Tornando ora al volume Canzoni per la famiglia e per le scuole, solo qualche nota minima correda il testo per offrire indicazioni sulla pertinenza di alcuni scritti da indirizzare ai bambini o alle bambine, da imparare a memoria. Per esempio, cito, fuori dalla prima strofa, le altre si adattano anche ai bambini. Quarta parte per bambine la sera. Oppure, cito ancora, questi quattro versi, contrassegnati da un asterisco, possono tralasciarsi per non aggravare la memoria del bambino con cosa che non sia pretta narrazione, sempre all'interno della quarta parte, specialmente per bambini, il paradiso terrestre, a cui si aggiungono note esplicative di insegnamento, ma anche queste ultime rarissime e riferite ovviamente alla poesia, come per esempio, per meno peso della memoria e per non troppo arrestare il pensiero dei bambini sull'idea della colpa, che i non possono intendere, dopo detto che gli uomini non erano buoni e che il buono fu salvo, cominciasi a fargli imparare dal verso «fece Noè di legno», eccetera. E così tralasciasi i versi virgolati a ciò che la ripetizione non conforta la memoria nel dire a mente. Quarta parte, il diluvio. Si tratta perciò di un volume che esprime, solo attraverso gli stessi testi dell'autore, l'importanza della religione per fini educativi. E Tommaseo si inserisce a pieno titolo, pur non essendo un pedagogista in senso stretto, tra i pedagogisti che fiorirono prima dell'Unità d'Italia, tra cui Ferrante Apporti, Carlo Boncompagni, Luigi Alessandro Parravicini, Raffaello Lambruschini, Caterina Franceschi Ferrucci, Gino Capponi, quest'ultimo propugnatore fin dal 1819 di asili e scuole popolari insieme con altri patrizi toscani. Ma ora è tempo di riassumere per cenni ciò che si ricava dagli scritti dell'educazione a proposito dell'insegnamento della lingua italiana, avvicinandoci in tal modo ai testi di cui si dirà a breve. Gli scritti dell'educazione presentano alcune linee guida per l'insegnamento della lingua ai bambini e ai ragazzi e sono coerenti con quanto l'autore afferma a proposito della lingua italiana comune e viva da praticarsi in ogni contesto. Infatti, nel volume Canzoni per le famiglie e le scuole, la lingua presenta con semplicità contenuti elevati che risultano in tal modo di facile comprensione e adatti ai destinatari all'apprendimento mnemonico. Per quanto concerne la lingua, Tommaseo asserisce che la lingua è di per sé un'enciclopedia e che lo studente tutto saprebbe se conoscesse il vero senso di ogni vocabolo. E ancora, cito, una lingua viva deve sempre essere il riassunto dei linguaggi delle epoche anteriori. Bisogna compirla con lo studio degli scrittori dei secoli precedenti. Il passato deve essere insieme e commentario e rettificazione del presente. La lingua è un prezioso retaggio cui non è lecito rinunziare senza rinunziare ad una parte vitale dell'intelletto, senza rifiutare a se stesso uno dei mezzi più potenti per conoscere la verità ed ispirarne l'amore. E inoltre asserisce con forza che è necessario parlare ai fanciulli con semplicità. Il fanciullo non impara, come il popolo, cito, ciò che sa di studiato, non comprende o ne diffida. Noi non sappiamo parlare ai fanciulli perché non sappiamo parlare al popolo. Poco oltre, Tommaseo individua alcuni punti per il buon apprendimento della lingua, che riassumo di seguito. 1. La prosodia, ricavata dalla lettura ad alta voce, e l'ortografia, dalla ricopiatura e dall'osservazione diretta della parola scritta. 2. Capire bene il suono della lingua naturale, complessivo della lingua e le costruzioni proprie della stessa, quali risultano anche dai canti del popolo.
3. Il lessico, anche individuando e memorizzando i sinonimi. 4. Le regole grammaticali recuperate dai testi scritti religiosi. 5. Infine, la conoscenza della lingua viva sarà favorita anche grazie all'apprendimento mnemonico dei testi poetici. Nel giornale, Tomaseo offre spunti didattici importanti. Si sofferma sulla necessità di spiegare l'uso della punteggiatura come segnale sintattico, della correzione dei temi e dei testi scritti dai ragazzi, dell'insegnare il valore della parola e la verità delle cose. Si sofferma sul valore dei sinonimi, sul valore dell'ortografia e dell'etimologia. Nel volume Canzoni per le famiglie e per le scuole, la scelta dei testi ricade prevalentemente, come si è visto e si è detto più volte, su quelli religiosi, parafrasati, ricomposti e riproposti, perché Tommaseo asserisce che essi possano formare lo studente nel migliore dei modi dal punto di vista educativo, perché offrono, attraverso i soggetti protagonisti, esempi comportamentali diversificati e dal punto di vista linguistico, perché sono prosodici, ricchi di espressioni e dilemmi adatti e spendibili in tutte le circostanze della vita. Tomaseo prevede, oltre alla scelta così marcata e determinata di testi religiosi, anche un'educazione scolastica dello studente fondata su precetti e abitudini morali. Lo studente infatti dovrà riflettere sui misteri divini, comporre poesie religiose che dovranno essere lette e giudicate da insegnanti e compagni, accompagnare anche i momenti ludici con canti di gloria e di lode. Non stupisce perciò che nelle canzoni per le famiglie e le scuole i soggetti siano soprattutto religiosi, organizzati quasi a costituire un catechismo di esempi cristiani e che i testi siano il frutto spesso di rielaborazioni di salmi e preghiere. Oltre a ciò, come si ricava dagli scritti sull'educazione, la ricerca della storia patria, cogliendone la parte morale, è volta al recupero delle tradizioni dei popoli e a funzione educativa ed identitaria. Parallelamente all'importanza assegnata alla storia patria per la formazione linguistica, Tomaseo insiste sul valore delle lingue antiche, latina e greca. Per esse l'autore immagina un percorso di apprendimento che non inizia dalla grammatica, ma dallo studio delle parole, dall'impararne a memoria una discreta quantità, così da capire l'indole, di cui abbiamo già ascoltato, della lingua e dall'apprendimento poi dei verbi e dell'analogia che si può ricavare tra i tempi verbali delle lingue studiate e quella parlata. L'autore, un programma insomma densissimo come si può capire, l'autore ritiene negli scritti dell'educazione che le lingue classiche non debbano essere insegnate precocemente né assiduamente, ma debbano essere studiate da grandi e assimilate gradualmente. Anche in questo caso però la scelta dei testi latini ricade su quelli religiosi dei primi secoli, lontani cioè dal latino classico. Associato all'apprendimento delle parole e delle lingue antiche, della religione e della morale, così come della storia e della storia patria, Tomaseo affianca lo studio dello spirito della legge, della giurisprudenza, che significa capirne il senso, i motivi e il fine. A questo punto, perciò, possiamo affermare che Tommaseo cercasse di fondere tradizione letteraria e lingua d'uso, corroborata dal lessico popolare con la tradizione latina e dei poeti cristiani, e con la lingua letteraria da insegnarsi anche a non istruiti, ai ragazzi per educare ad una lingua d'uso e popolare, impregnata di strutture letterarie e di argomenti morali e religiosi, così da conseguire uno scambio continuo tra passato e presente, tra lingua e lingue antiche e vive. All'arricchimento del lessico, Tomaseo indica più percorsi, l'apprendimento mnemonico di passi tratti dai classici, la memorizzazione di un centinaio di lemmi la settimana, da ordinare in un secondo momento per ordine alfabetico e da completare in seguito con desinenze, prefissi, suffissi, segnalandone gli accenti e indicando le quantità brevi e lunghe, in modo da imparare facilitare l'ortografia e individuare eventualmente l'etimologia. E insomma, è un programma direi nutrito. È chiaro che il bagaglio culturale appreso al seminario di Padova, così come la scoperta dei canti popolari e la composizione delle scintille, riemergano preponderanti nell'idea di insegnamento linguistico degli umili e degli emarginati, anche in tarda età. E anzi, lo sguardo del Tomaseo benefattore si posò sui bambini da crescere ed educare alla luce dei classici e delle canzoni popolari affinché, una volta istruiti, potessero essere inseriti nel mondo del lavoro e riscattarsi in tal modo dalla condizione natia per una vita migliore. Un'ultima considerazione prima della lettura cursoria dei testi.
Se la scelta dei testi di argomento religioso si accentua negli anni, Tommaseo ha un'idea di istruzione e di scuola, pur non essendo un pedagogista, tutt'altro che conservativa. Infatti sono degni di nota i suoi studi e le sue teorie sull'osservazione dell'apprendimento o sull'apprendimento linguistico in bambini fin dalla tenera età. Le proposte di osservazioni per i bambini che sono svantaggiati, ma predilige anche i bambini che invece hanno un'intelligenza molto acuta e insomma con uno spirito di osservazione particolare, e i suoi studi sui sordi. Ancora, è di rilievo la posizione che Tommaseo ha sull'insegnamento alle donne, necessario per loro stesse, per l'educazione dei figli e, in caso di vedovanza, per supplire all'impiego all'amministrazione familiare al posto del marito. Tutto ciò che si ricava dallo studio di più volumi e opere di Tommaseo confluisce nelle canzoni per le famiglie e per le scuole, nelle scelte tematiche, nell'educazione per i bambini e le bambine, negli inni al lavoro e alla riconoscenza per i benefattori, morti ma vivi nelle opere e nella riconoscenza altrui. Perché, cito, dopo i fanciulli, sono le persone del popolo e le donne che per l'ordinario hanno più attitudine ad imparare una lingua vivente. Perché l'accettano con fede, ne sciupano il tempo nell'analisi e nei confronti con la sintassi. Un libro così apparentemente semplice e monotematico, cui la critica non ha fino ad ora posto importanza, riassume l'idea educativa per i piccoli orfani e disagiati, per il popolo e quindi per la nazione, attraverso lo studio dei testi religiosi, dei canti del popolo, della letteratura e dei classici. Le idee di Tommaseo, sociali, linguistiche, religiose e politiche, emergono tra le righe di un testo destinato agli ultimi e quindi ai più, a coloro cioè su cui la nazione e i popoli tutti avrebbero dovuto rivolgersi per creare un nuovo futuro e una nuova epoca storica. Passiamo ora alle poesie. Il testo per le bambine, La sera, è composto, che avete nelle fotocopie, è composto di 8 strofe, e è il frutto di 2 poesie che confluiranno separate nella raccolta delle poesie del 1872. Le prime 4 strofe sono costituite da 4 versi ottonari con una rima interna baciata. Il verso finale tronco rimato con gli ultimi versi delle altre 3 strofe. Seguono le altre strofe di 8 versi settenari, i primi 4 con rima alternata e i 2 seguenti con rima baciata e uno sdrucciolo, e il finale tronco rimante a sua volta con il verso tronco della strofa successiva. Leggiamola. Nei tuoi raggi esulteranno altre genti, o Signore, addio, o bell'angelo di Dio, splenda in noi la tua pietà. Bello il sol, ma le tue gioie, sacra notte, or son più belle. Al riposo andiam sorelle, lieto di doman sarà. Sogneremo allegri canti, acque amene e il verde e i fiori. Chi del giorno i bei lavori, chi la madre sognerà. Sui dolor di quanti han vita dolce oblio spargete, o stelle. Al riposo andiam sorelle, lieto di doman sarà. Mi interessa solo sottolineare qualche parola chiave, ovviamente gioie, che viene però associato a 2 versi che si ripetono, il 7° e 8° verso e il 15° e 16° con il riposo dovuto al lavoro, la speranza nel futuro, i bei lavori che vengono ripetuti al verso 11, siamo in un periodo storico particolare, è ovvio, e i dolori, ovviamente, che rimano con lavoro. Ancora, la seconda parte, nelle poesie del 1872, è intitolata Coro di fanciulli. Qui è una continuazione. Come abbiamo già visto prima, le strofe sono separate semplicemente da puntini, senza darne assolutamente alcuna indicazione. È ovvio che qui si accorpano queste 2 poesie, queste 2 parti, semplicemente sulla scia di sorelle e bambine. Sono i destinatari, ovviamente, in questo caso, che uniscono le 2 poesie. Ogni fedel preghiera che al cielo alzian sorelle, l'alba da mano e a sera vince in candor le stelle. Ogni pensier d'amore che esce di puro cuore fa per le schiere angeliche dolci armonie volar. Un compatir pietoso, un perdonar gentile, un guardo affettuoso, una parola umile
premio di gioie sante avranno, a cui dinnate oro, bellezza e imperio sono come stilla al mar. Chi del soffrir con pace la dignità non sente, cui del lavor non piace la gioia onnipotente, a lui discolorita passare il languor la vita, e alla vecchiaia è simile la tetra gioventù. Se nell'altrui periglio, o timida o infedele, sei indocile al consiglio, se ai miseri crudele, ai triboli d'affanni, ahimè, si volgeranno gli allegri fior che gli angeli per te crescente lassù. Come vedete, appunto, l'unità tematica è forte tra le due sezioni e si ripetono appunto alcune parole chiave classiche della nostra letteratura e non vale neppure sottolineato: amore, cuore, ma appunto, come ho detto prima, gli affanni, il riposo, i dolori e i lavori. La poesia Preghiera nelle scuole, che è la seconda della sezione, è stata pubblicata sempre nelle poesie, nella raccolta dell'872, con il titolo Canto per fanciulli. Siam fratelli e l'alme nostre, al buon Dio ciascuna è figlia, tutti siamo una famiglia, abbiamo tutti un pane e un cuor. Molti ricchi il ben non hanno, o Signore, che è dato a noi. Ginocchione i figli tuoi, ti ringraziano, Signor. Sino a qui, per noi, la vita è un riposo ed una festa, ma anche noi sappiamo che questa è una valle di dolor. Il dolore a noi sereno, la fatica, o Dio, sia lieta, sia la gloria a noi quieta, paziente, o Dio, l'amor. La giornata, o Padre caro, dei tuoi ben tu ci empi intera, ti sia tutto in noi preghiera, il trastullo ed il lavor. Anche qui ritornano, sono poesie contigue l'una all'altra, le stesse parole chiave, e ovviamente si concentra, aprendosi con un Siam fratelli, che è tipico, insomma, appartenente al lessico cristiano, che viene ripreso ovviamente dal verso 3, tutti siamo una famiglia. Va bene, e ancora queste parole come cuor, che rima con signor, quindi completamente diverse dalla tradizione, la ripresa è una valle di dolor, il donor a noi sereno, e l'idea che non solo, ricordiamoci sempre i destinatari, al quinto verso sottolinea molti ricchi il ben non hanno, proprio per far capire che non è una condizione per questi bambini solo e unica, insomma il dolore non esiste solo per questi poveri ragazzini. L'ultima poesia, che è apparsa come le altre tra l'altro nelle Scintille, è la poesia che a me piace di più, sinceramente, e si intitola Per i benefattori morti. Son morti e il beneficio esce, immortal tesoro esce dal cener loro come dal ramo il fior. Son morti e in noi rivivono vita d'affetti vera, per essi offriam preghiera, frutto d'amore e fior. Della lor sera il raggio sul nostro albor si spande, tal sotto un alber grande crescono fitti i fior. Ma li abbiam visti e prossime. È sempre a noi lor mano, così da ciel lontano piove e nan vita i fior. Uniti in voi respirino, buon Dio, la vita vera, per essi offran preghiera, frutto del bene e fior. Allora, credo che questa sia veramente una poesia estremamente lirica e di grande bellezza. Ovviamente, nella raccolta del canzoniere può assumere significati diversi, in questo caso ovviamente le opere dei benefattori stanno a significare proprio il motivo dell'apertura di queste scuole e di questa educazione di Tommaseo. Noto solo la parola del verso 4, il tronco, insomma, che finisce con fior e che è parola chiave che ritorna alla fine di ogni quartina. Grazie. Allora.